Questo programma è presentato da... Buonasera, benvenuti, eccovi ad un nuovo 60 News, nuovo argomento, subito svelato, grotteria, storia, religiosità, Stato. Si tratta di una delle due pubblicazioni ultime del nostro Giovanni Pitteri. Ecco qua, intanto grotteria, partiremo da questo e poi arriveremo al sedile dei nobili di grotteria. Giovanni Pitteri è qui con noi, spesso conduce, ma in questo caso è ospite perché è nelle vesti di scrittore di queste due pubblicazioni, una è del 2020, l'altra è dei nostri giorni. Ad agosto 2023 la presentazione del sedile. E iniziamo subito perché poi abbiamo anche dei servizi con degli incontri organizzati appunto per presentare meglio alla popolazione della Locride questi due volumi. Allora, grotteria, storia, religiosità, società. Le do subito la parola, benvenuto a casa sua. Sembra strano, ma non più di tanto, che devo parlare io del mio libro, quando spesso e volentieri parlavamo dei libri degli altri. Esatto, sì, anche questo. Ma tutto ciò non guasta. Nel momento in cui poche finestre si aprono sul nostro orizzonte e quando parliamo di libri, qualcuno potrebbe dire: hai avuto tanto tempo da perdere e a che cosa servono queste pubblicazioni? Intanto nascono per amore del mio paese, in quanto segue in maniera obiettiva, lineare e senza soluzione di continuità quelle che sono le sorti, potremmo definire, del comune capoluogo. San Giovanni Casale di Grotteria, Martone Casale di Grotteria, però se pensiamo alla fine del 400 anche Siderno, Mammola e Gioiosa erano casali di Grotteria. Sembra strano, gioco di parole, ma la contea sicuramente ha assunto un ruolo non indifferente, un ruolo determinante per quel che riguarda la vita sociale, economica e politica di questo periodo. Ma abbiamo voluto indicare storia essenzialmente, e poi diciamo perché religiosità è stato, sì. E questo volume avrebbe dovuto essere la parte propedeutica del catastrociario. L'editore ha voluto dire che inserire come elemento di approccio al catasto un volume di 200 e più pagine snaturava l'origine del catasto e di conseguenza quello che era il corpus dei catasti onciari della Valle del Torbido, 5 volumi che sono stati pubblicati in tempi rispettati oltre ogni misura, e allora un lavoro già fatto meritava la giusta collocazione ed essere pubblicato a parte. Così nasce questo volume che abbraccia un lungo periodo di storia. Qui in questi studi l'abbiamo ripetuto tante volte, è un ripetere non guasto, o come dicevano, ripetita iuvant. Non mi dovete considerare arrogante né prepotente o presuntuoso. L'ho ripetuto più volte che la Valle del Torbido, può piacere o non piacere, abbraccia 8.000 anni di storia senza soluzione di continuità, e sfido chiunque chi voglia conversare con me, con noi, in questi studi, e dire che il suo territorio ha 8.000 anni di storia senza soluzione di continuità, che vanno dal sesto millennio avanti Cristo fino ai giorni nostri. Ci sono realtà anche in Calabria, come Papa Sidero, attestato intorno al 15.000 anni, 20.000 anni, gli anni così non si possono contare su due piedi,
che determina un periodo ben preciso della nostra preistoria, però poi, trascorso, io ho visitato le grotte, che sono di una bellezza inusitata, che tracciano un periodo ben preciso di quella che era la nostra realtà antica, ma poi ci fermano. Sulla valle del Torbido, sulla valle di questo fiume, che si dice navigabile nella Locride antica, vengono attestati civiltà che possano scindere in diversi solchi, ma in ogni realtà il piccone dell'archeologo ha riportato alla luce interessanti reperti. E se la necropoli è il cimitero dei morti, a maggior ragione vi debbono essere la civiltà dei vivi. Abbiamo visto pure come civiltà indigene attestati intorno al IX secolo avanti Cristo riescono ad avere un connubio e da civiltà passata dall'altra parte del Torbido, una realtà greca che si affaccia all'orizzonte, e come due popoli vivono con un'entità e con un'anima sola. Che mi dicano in Calabria o in quale altra realtà d'Italia si possa raccontare una storia che vede protagonista l'uomo e di conseguenza poter porre in essere quello che è una conoscenza così sistematicamente posta per capire l'uomo nelle sue varie vicissitudini, l'uomo che diventa protagonista della storia, mutuando quelli che sono i grandi studi degli annali. Io ho ripetuto che più di una volta dalle nostre realtà, ma anche nel nostro bel paese, noi non abbiamo principi innovativi del fare storia e di costruire elementi storici. Abbiamo professori di ampio respiro, di grandi capacità, maestri di storia, ma non hanno posto mai un indirizzo di pensiero, che è una cosa ben diversa dal saper insegnare la storia o del saper scrivere la storia. La civilissima Francia ci ha dato esempi lumi, e le Sannale sono l'esempio cardine che vedono la storia cambiare atteggiamento e connotati. L'uomo che diventa protagonista della storia. Ma noi abbiamo sempre posto come punto di riferimento dinastie di re, di principi, di marchesi, di conti, di papi, di cardinali, di vescovi e di una lunga serie di abbazie. Con gli annali vediamo un cambiamento, un ribaltamento di concepire e di contestualizzare gli elementi storici attraverso l'uomo che diventa protagonista del fare e dell'agire. L'uomo che è l'umanità in atto, attraverso cui si schiudono tutto quello che è il vivere di determinate civiltà che si sono affacciate sulle nostre contrade, nel nostro caso specifico nella Valle del Torbido. Questo volume si parla di grotteria, ma la prima parte dove noi parliamo di preistoria e di protostoria, il nostro atteggiamento si basa essenzialmente su tutto il territorio di questa valle, e dovunque sono stati posti scavi sono emersi interessanti reperti. Certo. Può piacere come non può piacere, ci sono elementi contestualizzati e inseriti con una datazione ben precisa che vanno da 6.000 anni o sesto millennio avanti Cristo che fino al 2023 credo che sono 8.000 e più anni di storia. Assolutamente. Ho notato la complessità del volume mentre ne parlava, sfogliavo, oltre ovviamente al corredo fotografico straordinario, anche ai vari aspetti che trattano, che certamente sono frutto, me lo conferma, ma ne sono certo, frutto di ricerche notevoli e anche riflessioni approfondite. Cioè noi, il discorso, perché sostengo queste cose? Perché noi abbiamo molte volte la mania
di dire quello si inventa le cose, quello pone alla nostra attenzione senza citare le fonti, e di conseguenza questo sistema denigratorio, specialmente dalle nostre parti, richiede un'attenta riflessione, non per chi scrive, ma per dire qual è il filone che deve essere intrapreso se noi vogliamo dare a chi verrà dopo di noi elementi di riflessione, di indagine, sempre tenendo conto che la storia non è stata mai scritta una sola volta per sempre, che non esiste la verità storica, perché nel momento in cui qualcuno dice scioccamente io pongo realtà veritiere, non fa altro che danni non solo a se stesso, ma anche agli altri. Certo. La ricerca non ha mai fine. In archeologia dicono, gli archeologi, dice, non dobbiamo andare avanti, abbiamo scavato, sappiamo quel che abbiamo posto alla nostra attenzione e ai nostri studi, lasciamo che vengano altri ancora. Successivamente noi diciamo dove, che cosa è emerso da questi nostri sondaggi, altri andranno avanti. E il problema è proprio questo. Guai a dire verità storica, verità assoluta, non esiste. Esiste un sistema dubitativo che mette poi successivamente in gioco quello che potrebbe essere il nostro scrivere e il nostro dire. Gli americani hanno rivalutato Vico. Perché? Sul sistema della ipoteticità. Penso di aver raggiunto il vertice, la verità assoluta, poi un elemento di qualsivoglia natura mette in discussione quello che è stato posto in essere e di conseguenza iniziare da capo. Questa è la vera realtà, questa è la verità. Mettere un freno alla ricerca significa fare ulteriori errori e ulteriori danni. Allora, Grotteria, altri centri erano centri importanti, no? Lei ci fa capire. E le tante chiese, anche che ho visto anche sfogliando, ecco il volume testè, fanno capire anche quanta tanta religiosità c'era un tempo. E presentando questo libro, che noi abbiamo voluto proporre prima Grotteria, anche se con gli amici sindaci della Valle del Torbido io mi divertivo a punzecchiare, ma non dicevo realmente, quella sembrava la mia ironia. Me ne sono accorto che a pochi interessa la storia delle loro realtà locali. A pochi poniamo aspetti che ci riguardano da vicino, perché poi andiamo alla ricerca di altri mondi che non ci appartengono. È un popolo senza storia, dicevano, e lo ripetono ancora, gli uomini che hanno i capelli bianchi è come una persona senza anima. Ma ci siamo posti il perché. In tante realtà locali la toponomastica pone il nome di fiori, di piante, di animali, perché non hanno nessuno a cui poter intestare o intitolare una strada, una via, perché non hanno uomini su che hanno costituito, contribuito alla ricchezza culturale, si intende, di quelle entità locali. Se noi vediamo nelle grandi città un intero quartiere di vie che sono e portano i nomi di fiori, di piante, di alberi, ma quale senso ha? Non sarebbe stato più logico di portare i nomi di quelli che hanno fatto grande la storia di quegli abitati e di quei paesi? Ma anche i nostri paesi non sono immune da questo male che ha caratterizzato la realtà di quel tempo o del nostro tempo, a seconda di quale prospettiva si legge il discorso. Diceva Pino, la religiosità. Il problema della religiosità, Grotteria. Io con questo libro mi sono fatto dei nemici, però con la certezza di aver scritto bene e che altri che mi smentiscano. So quel che ho scritto e so per quale motivo l'ho posto in quel modo. Premettiamo una cosa, si legge da più parti, si legge che Grotteria
ha avuto i primi approcci con gli albori del cristianesimo. Quando ho trattato queste cose, mi sono rifatto a Lupis Crisafi, il quale dice, per onor di cronaca, riferiamo queste cose. Io ho ripetuto, è un atto d'amore, ma non ci credo del tutto. Che cosa voglio dire con questo? Molti si rifanno agli Atti degli Apostoli. San Paolo è venuto, bla bla bla. Ho chiesto qualche volta a qualche dotto sacerdote se mi dicesse se San Paolo è andato a Reggio. Qualcuno mi diceva, forse per una mezza giornata. Qualche altro sacerdote, più furbo e più acuto, a quattro occhi mi diceva, ma tu ci credi alle favole? Io non ero presente, non dico niente. Ma ritornando al nostro assunto, scriveva che agli albori del cristianesimo il primo vescovo suo era vescovo di Locri, di Locri, ha avuto ambascerie dagli uomini che maggiormente contavano e da Grotteria sono partiti per trovarlo per dire che il popolo si era convertito alla nuova religione. Io ho detto da dove ho ricavato queste cose, pur sapendo che altri avevano scritto e dove hanno scritto. Mi sono fatto qualche nemico per un po' di tempo. Ho detto, vedi che queste cose le hai scritte tu, non le ho scritte io. La polemica andò per tanti giorni, ancora attendo la risposta. Ma il discorso qual è? Se parliamo della religiosità nella diocesi, non dobbiamo andare oltre, io dico anche forse dopo il IV secolo. Mm-hmm. Noi diciamo che per motivi di cronaca, ripetiamo, e quelli che altri hanno, ma su Grotteria io ho detto pure qualcosa presentando questo libro, che mi dicessero e mi spiegassero, perché da più parti vediamo non la chiesa matrice di Grotteria nei documenti antichi, ma che viene ad essere così, la cattedrale. E perché la cattedrale? Se la cattedrale è una, la cattedra vescovile, mi potete dare questo tipo di spiegazioni? Ancora l'attendo. Le cripte della cattedrale, le catacombe. E lì nelle catacombe viene ad essere posto anche una terminologia, che noi troviamo pure la stessa terminologia nelle catacombe della cattedrale di Gerace. Che cosa avviene in buona sostanza? Che alcuni elementi vengono a essere mutuati in altri documenti di altre realtà, ma che abbiamo il dovere di porre all'attenzione di tutti citando fonti che acclarano determinate cose. Qualcuno addirittura, ritornando a San Paolo, ritornando alle nostre contrade, dice che San Paolo pure passò da Polsi, arrivò sulle montagne della Limina, e da lì San Nicodemo, bla bla, fino ad arrivare a Roma. Sappiamo che queste cose non esistono, però non riportarle e nessuno, non avendole mai contestate, sta a significare che molte volte il silenzio fa più danni di quello che è stato posto e scritto, o meglio dire, quello che è stato scritto e viene ad essere poi da tutti consultato. Questo è. Ma ritornando a Grotteria, sì. Chiese su chiese, sacerdoti su sacerdoti, e le chiese non erano una o due, infatti. Ma erano decine, sì. 34, 35. Quando venne, perché noi ci facevamo principalmente al 700, per quanto riguarda viste pastorali prima citavamo soltanto qualche cosa che potesse interessarci, ma il problema di fondo, siamo partiti perché volevamo conoscere il 700 in Calabria. Mm-hmm. E partiva da una
annotazione molto chiara voluta dal professor Ribelle in una sua visita all'Ocri, quando diceva che il Settecento avrebbe voluto analizzarlo conoscendo e avendo contezza di più catasti sociali. Questo lavoro doveva essere propedeutico al catasto, però essendo il lavoro corposo, anziché metterlo, come dicevamo poc'anzi, sulle brace e quindi bruciarlo, abbiamo ritenuto opportuno, l'editore ha ritenuto opportuno, darlo alle stampe, anche perché è corredato da documenti di prima mano e di conseguenza inediti, perché riguardano i confini tra la contea di Grottesia e il marchesato di Gioiosa. Noi dimostriamo che tutte e due le sponde del Torbido si affacciavano sul territorio di Grotteria. Noi dimostriamo con atti notarili e con altri atti che il territorio grotterese arrivava fin dove era la chiesa di San Nicola a mare, cioè sarebbe dopo il passaggio a livello attuale, vi era lì una chiesetta, era lì il confine tra la contea e il marchesato, e su quella spiaggia vi era uno scaro, ovvero sia un piccolo porticciolo di carica e scarico, e dove vi era un fondaco, dove addirittura vi erano, mentre la dogana era a Gerace, lì vi erano delle figure che dovevano provvedere a quel che riguarda il controllo della merce. Ci sono stati pure dei furti. Qualcosa lo diciamo, altre cose non le diciamo, perché a noi poco interessa la realtà spicciola. Noi vogliamo creare un percorso storico che possa acclarare la grandezza di un paese e dei paesi che costituivano la contea. Non significa che essere casale era un'entità avulsa, ma aveva una giurisdizione bella e buona con il sindaco e gli eletti e tutto ciò che riguardava la municipalità, ovvero la gestione dell'università stessa. Ecco, ha introdotto quindi lei stesso l'aspetto della società. Io ho visto anche oggi sono comunità molto povere, molto piccole, con attività risicate, eccetera, eccetera, ma ho visto che in alcuni tempi. E c'erano tutte le istituzioni, gli enti, c'erano ospedali sia per la sanità sia per... Il discorso dell'ospedale. Carceri, questa e quella. Noi non dobbiamo intendere, quando parliamo di ospedale, una struttura sanitaria con tanti corridoi, reparti a destra e a sinistra. Molte volte potevano servire come casa del pellegrino, altre volte, come il caso anche di Grotteria, servivano pure per quel che riguarda il supporto da dare a chi ne avesse effettivamente bisogno. Intanto noi abbiamo trovato due bolle papali, una pare che sia di Gregorio XIII, per quanto riguarda la gestione dell'ospedale, una gestione che veniva esercitata in una maniera alquanto oculata, siamo in tempi passati, ma rispondeva e rispecchiava quella che era la società del tempo. In alcuni casi la gente era povera all'osso, ma aveva tanto desiderio di riscatto, provvedevano in tutti i modi a poter assurgere ad un'entità più giusta, ad una umanità migliore. Noi oggi ci spettiamo in queste limpide acque del modernismo, ma non possiamo rinnegare il passato, perché se noi abbiamo questo presente, lo dobbiamo pure ad un passato che sicuramente è stato di sprone, ci ha fatto crescere, abbiamo migliorato la qualità della vita, e oggi, se viviamo in una società opulenta, lo dobbiamo pure a quello che è stato il sacrificio di quelli che sono venuti prima di noi. Vediamo le reazioni delle persone in uno dei tanti incontri per presentare meglio questo Grotteria, storia, religiosità, società di Giovanni Pittari. Servizio, e poi parliamo dell'altro volume. Grotteria, storia. La religiosità società è un libro che raccoglie ricerche e riflessioni che l'autore Giovanni Pittari è andato annotando dopo aver frequentato con pazienza certosina archivi e biblioteche, al fine di redigere un'opera che potesse offrire al lettore la possibilità di avere, con l'essenzialità di un racconto, una più nitida visione di Grotteria.
Ciò che ne è scaturito, annota Giovanni Russo, non è solo uno squarcio della storia di un antico borgo, ma una ricerca sulle sue testimonianze archeologiche, storiche, religiose e sociali, a testimonianza dell'interesse che il territorio ha riscosso tra i popoli nel corso dei secoli. Non a caso questa iniziativa editoriale si propone di stimolare l'interesse per il passato e approfondire la conoscenza dello sviluppo di più aspetti della vita comunitaria della cittadina nelle sue varie manifestazioni e organizzazioni. A Grotteria non si giunge per caso, le sue bellezze bisogna conquistarle anche attraverso un itinerario che consente di scoprirne la storia, le viuzze, le piazze, le chiese e le testimonianze che l'autore propone, facendo compiere al lettore un salto nel passato che gli permetterà di riscoprire, come per incanto, la novità di un tempo che fu. Il tutto fondato su documenti, ripeto, su solide basi, anche su aspetti finora inesplorati, per cui l'invito è a fare riferimento a questi testi, soprattutto i giovani, a conoscerli, a prenderli tra le mani, a studiarli, a diffonderli quanto più è possibile. Naturalmente Grotteria è presentato sotto l'aspetto archeologico, particolarmente con delle fotografie, con dei riferimenti ben precisi ai rinvenimenti archeologici che vanno dalla preistoria per arrivare anche all'età romana ed oltre. Naturalmente poi c'è tutto un discorso anche sulle fonti medievali, sulle fonti angioine, aragonesi, c'è tutto il materiale relativo anche al castello, alle chiese, 34 chiese, un monastero dei Domenicani, c'è tantissimo materiale nel libro di Giovanni Pittari che va veramente affrontato con serietà e con uno strumento che va ad essere molto utile ai giovani che vogliono apprendere qualcosa in più rispetto a quello che era stato scritto su Grotteria. La storia merita sempre di essere approfondita in tutti i suoi elementi. Credo che se vogliamo conoscere il presente dobbiamo guardare anche al passato. La conoscenza del passato nel momento presente ci aiuta a guardare il futuro con un occhio particolare, anche con elementi di speranze in più per continuare quei percorsi interessanti, soprattutto sotto l'aspetto storico-culturale. Auguro che questa ricerca non venga meno, che possa continuare, che soprattutto l'esempio di questi studiosi possa essere di sprone per i più giovani a continuare in questo cammino. Questa è una sera particolarmente importante per Grotteria, ma non solo per Grotteria. Sono due serate di studio dedicate alla storia di Grotteria, che sono dedicati alla memoria del professore Salvatore Napoli, recentemente scomparso. Sarà un momento di riflessione sul nostro passato e anche sul percorso che la comunità di Grotteria dovrà proseguire e intraprendere, perché come giustamente è più volte ricordato, chi non è memore del proprio passato non può costruire un futuro altrettanto degno. Il convento nell'Ottocento, secondo quante le testimonianze che ne avevamo, le testimonianze documentali voglio dire, esaminato, si presentava di lutto e molto lontano dal centro abitato. Siamo negli anni 1840-1845, un certo Palermo, di cui si sa molto in questa città perché è stato uno dei martiri antiborbonici, liberali, patriota, proveniente, approdato in questa città nel lontano, alla fine del 1500, sarà 1575, giù di lì, hanno più hanno meno, a poca importanza, che ha avuto un ruolo significativo. Ma saltando un po', questo Palermo fa richiesta al comune, chiaramente al comune di Grotteria, di cui potremmo fornire i dettagli, ma non è necessario in questo momento, ne fa la richiesta affinché lo possa comperare e adoperarlo per
fini privati, quindi ristrutturarlo, eccetera, eccetera. Questa cosa viene chiaramente fatta, realizzata, e quello che vedete adesso non è altro che l'impianto del vecchio monastero. Allora, seguivamo il servizio, tutti quanti dicevano sarebbe bello insomma che i giovani si interessassero, però se i giovani, perché abbiamo visto anche da questo parterre, c'era poca gioventù, no? Ma magari andare nelle scuole o chissà dove a incontrarli e parlare di questo patrimonio sarebbe interessante. Interessante sarebbe sapere di più, professore, sul tessuto urbanistico di un tempo, intriga anche perché abbiamo visto c'è tanta presenza, anche tanto scritto a tal proposito. Una cosa sembra che ho detto, è come quel sassolino che viene lanciato nello stagno. Noi abbiamo una università molto quotata, che è la facoltà di architettura, la facoltà di ingegneria. Quanto sarebbe bello che un comune, un ente anche sovracomunale, desse a questi giovani l'opportunità di capire, di concepire come rendere fruibile e con un ritorno economico i nostri territori, i nostri borghi. A Grotteria, dicevamo, non si giunge per caso, diceva Maria Antonietta nell'introduzione al pezzo. Grotteria tu la devi amare se la vuoi capire. Un paese che, mentre in alcune realtà, noi prendiamo la realtà campanelliana, in alto il castello, al centro dell'abitato la chiesa, poi tanti cerchi concentrici, le strade che sono tutte in maniera in orizzontale e in forma circolare. Quasi questo sistema urbanistico lo vediamo in tutti i comuni. A Grotteria è tutto completamente diverso. Le strade sono in perpendicolare. E tu, Grotteria, da quale angolazione la vedi sempre in maniera diversa. Se tu giri una curva, quello che hai già visto non riesci più a percepirlo. E come vi era allora il collegamento tra una via e l'altra? Attraverso i gavi. A Grotteria ci sono alcuni che sono di una bellezza inusitata. Alcuni sono elementi non soltanto da studiare, ma da riflettere su quella determinata struttura. Ancora con travature in legno, sorpalchi in legno, ma anche col del legname che forma anche da supporto. E poi cemento, oggi cemento, in altre volte si usava calce o gesso per fare poi la pavimentazione di quel solaio. Ebbene, Grotteria è tutto in verticale, strade strette, dove a malapena qualcuno poteva raggiungere la propria abitazione con una fascina sulle spalle, perché non vi era se non il focolare per poter cucinare, e quella stanza doveva essere non soltanto per cucina, ma anche molte volte per vivere la realtà familiare, non soltanto di marito e moglie. E di conseguenza capire perché, e qualcuno mi potrebbe dire, e coloro i quali appartenevano ad una nobiltà o ad una società agiata, come facevano, come arrivavano, dove tenevano le loro carrozze? A Grotteria non si arriva con le carrozze. Una sola era a quel tempo la strada principale, che partiva dal convento dei Domenicani fino a qua sotto al convento dei frati dei Francescani. Una via stretta era quella, la principale. La principale. Però erano tante le porte urbiche. Le porte urbiche di Grotteria, rivendiamo pure queste, erano tre che si affacciavano sul Caturello, che è il fiume, altre tre vi erano a monte. Una addirittura con mura robuste, che forse nemmeno una grande corazzata, dico corazzata per dire una
moltitudine di uomini riuscivano a sfondare, mura che sono spesse, io dico, oltre un metro, dove vi erano stanze per i soldati e stalle per i cavalli. Significa che vi doveva esserci, o che doveva esserci, delle persone che entravano ed uscivano, sì, dal paese. Cioè, noi abbiamo attestato 6 porte urbiche, una di queste addirittura la rivediamo poi nell'altro volume, in una cartolina degli inizi del Novecento. Sembra strano, una cartolina talmente usurata dal tempo, si intravede la porta di Valle Verde, che era una delle 3 porte, partendosi, salendo dal Caturello per accedere al paese. E Valle Verde di Fallacca e quella del sud di San Domenico. Vi erano anche altre viuzze, o per meglio passaggi, che consentivano ai cittadini di poter accedere al paese. Ma questa realtà, quel tessuto urbanistico, che hanno fatto grande il paese, ma ci sono pure palazzi nobiliari che si affacciano su queste strade. Noi, quando parleremo dell'altro libro, parleremo di una piazza, che è la piazza per antonomasia, che ancora oggi chi va a Grotteria, ma se è di Grotteria riesce a capire dove, ma i ragazzi no, perché intendono altro tipo di piazza, ma quelli che hanno una certa età, per la piazza era sempre una, la piazza principale del paese, dove si affacciavano palazzi nobiliari di grande pregio e famiglie importanti, che poi vedremo nelle grandi famiglie. Grotteria è quel paese dove, nella visita pastorale del 1732, perché poi ritorna nel 1703, lo stesso del 1733, il vescovo del Tufo, sì, quando nel celebrare la messa nella chiesa matrice ci sono 65 sacerdoti, tutti elencati con nome e cognome, ripartendo dalle cariche più importanti per finire a diaconi e altre realtà di religiosi di caratura. Sta introducendo l'altro volume, in pratica, no? No, dicevo, no, queste cose sono portate nel volume che Grotteria, ma che merita, che anche, diciamo, ma, che Grotteria. Io dico che Grotteria merita, l'antico patriziato calabrese, merita il nostro rispetto. Noi abbiamo fatto questo lavoro, ma era anche un modo per appropriarci anche della nostra storia locale. Certo. Sembra strano, ma strano non è tanto, perché io, se voglio capire la storia del mio paese, è la stessa cosa di Casi di Martore, è la stessa cosa di Casi per anche per Mammola, perché quando parliamo di alcuni documenti, San Nicodemo, io leggo San Nicodemo della Grotteria, Santa Barbara, oggi territorio di Mammola, quei territori nel 1742 sono riportati nel territorio di Grotteria. I beni di San Nicodemo li vediamo nel catasto di Grotteria, sì, e non nel catasto di Mammola. Ecco perché dico, noi più di una volta, parlando di entità comunali, facciamo un errore ed uno sforzo. Un errore perché non riusciamo a capire o a contestualizzare determinati momenti di vita di più comunità che concorrono al miglioramento delle università stesse. Soltanto dopo le versioni della feudalità possiamo parlare di comuni a sé, sì, e una non suddivisione di quei territori anche oggi nel 2023 ci fanno pagare uno scotto non indifferente di suddivisioni malfatte, o che tenevano come punto di riferimento i feudi e non quelle che erano le realtà intrinseche di elementi che dovrebbero caratterizzare le comunità del futuro. Molto bene. Potremmo dire anche come e quando. Intanto però mandiamo il servizio sull'altro volume, e poi, per quel tempo che ci rimarrà, che non è tanto, andremo a parlare specificatamente del sedile dei nobili di Grotteria Servizio.
Il sedile dei nobili di Grotteria, note per una storia di un antico patriziato calabrese, è il titolo del volume di Giovanni Pittari, ancora fresco di inchiostro, che l'amministrazione comunale ha inteso dedicare al compianto Salvatore Napoli. Il libro, una novità assoluta per la nostra regione, si avvale dell'introduzione di Domenico Lupis, noto araldista nostrano. L'esistenza di un sedile dei nobili a Grotteria, che è stato sempre individuato nell'antica piazza del Tocco, oggi viene ad essere inequivocabilmente dimostrato dalla lettura di molteplici documenti di straordinario interesse storico e nobiliare, destinati a riscrivere la storia dei patriziati calabresi e più in generale del Regno di Napoli. Lo studio del caso grotterese offre spunti di riflessione e interrogativi di ampio respiro. Una locuzione latina contenuta in un prezioso documento del 1497, dal quale muove i passi Giovanni Pittari, offre l'opportunità di far luce su un argomento spesso mal interpretato. Trattandosi di un documento del XV secolo, è possibile sostenere che il luogo fosse assai più antico, consentendo un'ipotesi di fondazione del seggio almeno in età angioina. Può essere dunque fiero il sindaco di Grotteria Giuseppe Racco per le giornate di studio sulle opere di Pittari e per i risultati raggiunti, data la presenza di qualificati storici che hanno arricchito con il loro intervento la conoscenza di questa importante cittadina calabrese. Ha ripercorso un po' la strada di tutte le famiglie antiche di Grotteria. E qui a Grotteria ancora ci sono palazzi importanti con stemmi. Qui siamo sotto la casa proprio del Palazzo Lupis, che c'è uno stemma araldico molto interessante. E se si fa un giro nel paese di Grotteria troviamo tanti bei palazzi antichi con altrettanti portali e stemmi. E l'autore Pittari ha fatto questo lavoro con documenti e riferimenti importanti che ha portato alla luce ciò che era il passato di questa illustre cittadina. Famiglie che si sono estinte, famiglie che si sono sono cresciute durante i secoli, famiglie che hanno avuto un peso economico, un peso amministrativo, sia a livello cittadino sia a livello feudale, quindi famiglie che lavoravano al servizio dei Caraffa di Roccella, sia in Calabria che a Napoli. Questo significa comunque dare anche una visibilità a Grotteria che fino adesso non ha avuto, vale a dire la possibilità di entrare a pieno titolo tra quelle città che hanno pilotato e gestito il patrimonio feudale. Con grande interesse ho accolto questo lavoro, questo libro, e ho accolto l'invito dell'avvocato Lupis, che mi ha chiesto di relazionare sulla politica nobiliare, sulla legislazione nobiliare nel Regno di Napoli tra il XVI e il XIX secolo. Un libro che documenta, al di là di ogni dubbio, la importanza politica di questo luogo in età moderna e anche in età medievale, luogo che aveva, come le grandi città demaniali del Regno di Napoli, i suoi organi di governo locali distinti con una nobiltà formata da famiglie di antica origine, di nobiltà generosa, e che ci mostra una storia profonda e importante della nostra Calabria che è ancora tutta da scoprire. A Grotteria, in questo adesso oramai piccolo e spopolato paese, noi abbiamo una testimonianza che attesta l'esistenza del sedile sin dal 1496. Il sedile Seuteatro, la separazione dei ceti, attestano quindi l'esistenza nel nostro paese di una nobiltà generosa con documenti abbastanza seri, abbastanza inoppugnabili. Quel che maggiormente vogliamo porre a chi verrà dopo di noi è che in quel periodo vi era anche un doppio sindacato, un sindaco dei nobili e un sindaco del popolo, e attraverso queste piccole cose e affondando pure quelle che sono le indicazioni che provengono dagli archivi napoletani, abbiamo scritto questa pagina sulla certezza, non speranze, che altri comuni calabresi possono capire l'importanza che i sedili hanno assunto in quella che è la politica medievale delle nostre contrade. Le faccio tanti complimenti, direttore, perché prima parlavo di parterre, ma anche il tavolo di relatori non scherza, cioè docenti alla Sorbona che vengono a Grotteria,
Avrà dei meriti. Senta, ma le posso chiedere una cosa? Glielo faccio con una battuta, ma io Piazza del Tocco conoscevo quelle di Gerace. Cioè, non è che è stata la Gerace questo. Molte volte gli amministratori di casa nostra non riescono a capire il significato delle parole e creano disastri. In che senso? Per Grotteria è la piazza per antonomasia. Quella è la piazza. Si parla adesso di Piazza San Domenico, ma nei giorni nostri la piazza di Grotteria è Piazza del Tocco. Che cos'è Tocco? È un termine di greco arcaico, scrivono gli studiosi della materia. Tocco è anche sinonimo di teatro, di sedile, di platea, di sedia. E allora, se tutti questi sono sinonimi, dobbiamo capire che piazza, teatro, sedile sono la stessa cosa. E di conseguenza saperlo interpretare. Dicevamo Tocco è un termine, dicono, di greco arcaico, a Napoli in disuso fin dal 500, però che trova una determinata collocazione nell'Italia meridionale, noi diciamo in Calabria ultra, specialmente in quei paesi che sono imbevuti di civiltà greca. Così dicono perlomeno gli specialisti della materia. Ma come nasce, diciamo, questo? Ecco, per andare veloce, proprio questo le volevo chiedere, azzerandoci quasi, perché questo volume? E come questo nasce? Volume è nato per caso, come per gioco. Anche perché molte volte si scrivono delle cose che creano danni, confusioni e di conseguenza vanno aggiustate le cose. Più di una volta. Per mettere ordine. Più di una volta, come dicevo all'inizio, molte cose è molto più semplice riportarle con parole proprie. Io invece le metto virgolettate. Sì. E trovo più difficoltà. Per dire, queste cose non escono dalla mia bocca, né io scrivo queste cose, ma sono frutto di studi precedenti, di specialisti che hanno perlomeno analizzato queste realtà e le hanno così concepite. Dicevamo poc'anzi il fatto della venuta di San Paolo a Reggio, della venuta del Vescovo Suera a Locri. Sì. Se noi diciamo come può di una ambasceria di Grotteria al Vescovo per dire che hanno abbracciato la nuova religione, io non ci credo. Però dico che per onor di cronaca viene detto chi lo dice, tralasciando pur qualcuno che l'ha scritto, l'ha detto, e non sembrare che noi vogliamo andare alla ricerca di altre cose, quando basta uno solo per dire l'ha detto lui, hanno potuto mai fare ricerca, e vedi che quegli altri, pur che si sono imbarcamenati su questo tipo di discorso, ma che noi non ci interessa, ma dobbiamo dirlo. Ecco il discorso storico. Certo. Ritornando a questo sedile. Ricerca e ti trovi una cosa e poi vedo un altro documento, però ti dicono che non è vero, perché il sedile doveva essere soltanto nelle città demaniali e non nelle città infeudate. Vi sono studi di questa ultima generazione, ma anche prima, che dicono tante cose che molti non vogliono capire, che la vera liberalità non si ha nemmeno nei seggi di Napoli, nei classici seggi, da dove proviene questo tipo di discorso. Ma la vera liberalità e la vera libertà noi la possiamo trovare a Venezia, la possiamo trovare a Genova, la possiamo trovare a Lucca, ma nemmeno a Napoli troviamo quella libertà che
che il seggio stesso avrebbe dovuto propanare. In buona sostanza, sì. Franz von Lobenstein, un grande eraldista, uno studioso di primo si sofferma sul caso Roccella. Sì. Potremmo andar a leggere quel che dice. È immaginabile, è ipotizzabile che una cittadina come Roccella, che è stata per quasi quattro secoli dominio della nobile famiglia Carafa, sì, non godere, essendo una città feudale, e con il proprio seggio non essere e non godere di un seggio dei nobili, una realtà come quella di Roccella, che è stata insignita, mi pare che sia da Carlo V, col titolo di città, che non godesse di un sedile, cosa assurda, inimmaginabile, improponibile, di una mentalità settecentesca. Lobenstein dice, dobbiamo rivedere, perché queste cose che noi proponiamo tra feudalità e libertà che scaturisce da una città demaniale, non può esistere e non sussiste. Ecco il problema, che nemmeno a Napoli. A Napoli, ma che cos'era Napoli a quel tempo? Napoli non era né democratica e né monarchica. Napoli poneva in essere la propria liberalità e la propria libertà proprio nel seggio. Il seggio dove era un luogo privato, non è un luogo pubblico, ed era, con la terminologia, dove si andava ad oziare, dove si andava a disquisire, dove a trascorrere il tempo, dove molte volte soltanto veniva ad essere abbandonato nel momento in cui si andava a pranzare o per il tempo della messa. Noi ci siamo fatti e rifatti principalmente ad alcuni libri e ad una bibliografia inoppugnabile. Si tratta però in alcuni casi, per quel che riguarda la nostra realtà calabrese, di elementi che spesso non trovano una connotazione archivistica. Per quel che riguarda Grotteria, io lo dicevo al professor Addante, che un trapiantato in Calabria, ad Amantea, e vorrei dire che Pari delle Porace, che va a trovarlo spesso quando viene ad Amantea, ha scritto un bel pezzo e dice, conversa sempre con lui in una maniera molto pacata, dice, nella Locride, come mai vi è questo tuo approccio con la Locride? E poneva l'incontro con Grotteria, diceva che a Grotteria ha trovato un uditorio attento che ha partecipato. Lui diceva 50 persone, che dice nemmeno nelle nostre università riusciamo ad esprimere un pubblico così compatto, coeso, che partecipa, noi senza dare segno di indifferenza. Ma Grotteria ne abbiamo avuto, l'abbiamo visto dalle immagini, tanti amici che sono venuti da diverse parti della Calabria, certo, per avere contezza di questo lavoro. Bella nazione, sì. E io dico soltanto che è il primo lavoro oggi edito in Calabria che parla di questi sedili. Vuole essere anche una spinta, un qualcosa in più perché altri si possano soffermare e leggere questo periodo, che non ha la pretesa di grandi interessi scientifici, ma noi abbiamo voluto narrare, descrivere alcuni documenti. Diceva l'avvocato Lupis, 1496, vi è e si legge di sedile, di luogo solito e consueto. E soltanto questa terminologia, luogo solito e consueto, che doveva essere attestato in ogni documento perché potesse avere connotazione valida,
legale, certo. Ma al di là di ogni altra cosa, il professor Addante, perché non lo sa, lui si sposta da Torino alla Sorbona, non è l'ultimo arrivato, e che viene a trovarci da queste parti per l'amicizia che ci lega a Piazza del Tocco. Senta, Vittori, che ci lega e viene con grande piacere, e questo è il nostro stile, il nostro amore nei suoi confronti. Ma quante famiglie importanti c'erano, con ognuna con il proprio stemma araldico, la propria imponenza, qui c'è tutto, no? Io sto studiando, quante imponenza e quanta presenza c'era a quel tempo? Io devo ringraziare, e lo dico pubblicamente, l'editore Varamo di Polistena, sì, che è molto conosciuto, specialmente da alcuni amici di Roccella, che si sono sempre avvalsi, specialmente i giovani che hanno posto in essere gli amici delle realtà antiche. Peppe Guarneri, Antonio Simone, il professore Falcone, sempre da Varamo sono andati. Sì. Ci stampa il libro nello spazio di 8 giorni lavorativi, per farci un piacere. E io lo ringrazio pubblicamente, perché non ci ha consegnato un volume così, ma un volume di lusso, extralusso, e lui ci ha detto grazie, perché abbiamo voluto dare a lui questa opportunità, usando carta di tutto rispetto, anche quello, certo, carta lucida, sì, di una pesatura, ma dobbiamo dire pure, e qui mi corre l'obbligo, a pagina 32, di riproporre Roccella tratta dal codice Carratelli. Le diciamo, eccola lì, quel che sullo schermo noi vediamo a sinistra. Com'era concepita Roccella, sì, siamo fine 400. Ne parlò pure con l'onorevole Carratelli, proprio qui in questi studi. Se lo ricorda? No, ma noi abbiamo avuto sempre l'amicizia che ci legava a quell'uomo. Sì, sì. Abbiamo dedicato. Portò proprio questi. No, questo qui l'abbiamo visto anche in esposta a Roccella. Sì, al convento di Mine. Al convento di Mine. Sì. Posso dire che lui fece pure omaggio, dono al sindaco Certomà, di una bella immagine fatta dal codice che riproduce Roccella lassù la rupe, e da questo codice si può notare attraverso l'immagine come Roccella non sia mai stata espugnata. Mura, baluarde, cannoni, Roccella ha resistito per ben tante volte, specialmente a Dragut Pascià, che voleva ad ogni costo intraprendere. Faccio vedere le sue obbligazioni, di questo abbiamo parlato oggi, sommariamente, perché c'è mai tempo a sufficienza. Eccola qui, sulla pagina. Aspetti, insomma, qua e là. A specchio del codice Carratelli troviamo proprio Piazza del Tocco. Ah. Di Grotteria, con quel portale di casa, oggi sì, noi sì, diremmo sì, 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 di Casa Lupis. Questo. E allora. Sì. Dovremmo anche a chiudere Peter, perché il tempo è già scaduto. Come termina, sì, il volume? Noi abbiamo il professore Fulvio Lenzo, che ha dedicato un grosso volume. Noi ne abbiamo fatto tesoro del suo studio. Lui oggi insegna a Venezia. Ci ha ringraziato per averlo citato e per averlo preso anche a modello. In Calabria lui riesce a percepire alcuni soltanto dal disegno del Pacichelli, che vi era un sedile. Sì. Noi siamo andati anche oltre, abbiamo individuato altri due con una bibliografia inoppugnabile. Ma quando noi siamo per esempio a Roccella, ma vediamo soltanto così perché, per dirlo a chi ci ascolta da casa, com'era e com'era concepita Roccella? Era uno degli ultimi, Roccella Ionica, che ebbe il riconoscimento di città
da un privilegio dell'imperatore Carlo V. Carlo V, sì. E indiscutibilmente beneficiò con Cerace e Castelvetere del titolo e ebbe anche a una pagina, separazione di Ceuta, pagina 63. Rocella, che posta su una collina distante mezzo miglio circa dal mare, abbellita di buoni edifici e chiese, cinta da robusti bastioni con enormi pezzi di cannone in bronzo per la difesa della fortezza. Non a caso, ecco, nel 1553 respinse vittoriosamente un attacco del corsaro Dragut, giunto al comando di 150 navi, e nel 1594 del Bascià Cicale, nel 1614 Fabrizio Carapa, principe di Rocella, vi fondava il priorato dell'ordine di Malta, giusto patronato della sua famiglia. La conferma del seggio in Rocella, oggi inesistente, è testimoniata in un atto notarile del 1647, nel quale si legge presa di possesso dello stato di Rocella da parte di Don Fabrizio Carapa, per reputa di lui padre Geronimo, si svolgesse con le debite formalità, rete Rocella inserire dicte terre ubi regi Turcuria. È attestato anche da padre Geronimo e padre Giovanni Fiore d'Acropoli e chi più ne mette, e però anche quello che ci comporta dire, okay, che ci siamo rifatti anche a quel che viene posto da Gérard Labro, uno studioso francese che per la scuola di Francia pubblica tutti quelli che erano i feudi delle famiglie, principalmente quello della famiglia Carafa, certo, in Calabria, dove su Rocella scrive delle pagine molto belle che doveva rappresentare la 35ª Marina. Grazie, direttore, dobbiamo assolutamente fermarci, anzi siamo stati... Ma ritornando su Gratteria, abbiamo... Veloce. Questo è veloce, sì? non l'abbiamo scritto e non l'abbiamo voluto scrivere, perché a Grotteria, forse, in Piazza del Tocco, vi era, questo l'abbiamo detto però, un arco che era un arco di trionfo, un arco della nobiltà, dove vi erano affisse delle lapidi, fra cui una era della famiglia Carafa, che veniva e la ricordava una Grotteria, dove venne dato il volo della colomba, liberati i prigionieri dal carcere, non come sinonimo di libertà, ma principalmente per dire che dovevano prestare fedeltà al sovrano. Viene a Grotteria con la consorte Carlo Maria e la Isabella d'Avalos. Certo, dottore, e tante cose da dire, ma abbiamo ma un altro documento anche questo che non l'abbiamo detto di proposito, dove il sedile di Grotteria e la piazza sono portati e separatamente distinti con una virgola e con un et. E non... Grazie. Ancora per Rotterdam dobbiamo pur dirlo, il sedile era a forma quadrata, con tre lati aperti, vi era coperto a tetti, il sedile era di proprietà privata e di conseguenza apparteneva ai nobili, la piazza invece più genericamente apparteneva. E qui però ci fermiamo perché potremmo stare qui un'infinità di trasmissioni. Grazie direttore, grazie a voi e a domani per un'altra 60. E una buona serata a tutti noi. Buonasera. E una buona lettura se riusciranno a trovare questo libro. E come no. Grazie. Questo programma è presentato da...